La croda rossa. C'era una volta un signorotto così crudele che tutti avevano paura di lui, familiari e sudditi. I sudditi lo chiamavano re senza cuore, i familiari lo pensavano, ma non osavano chiamarlo così, pena la morte. Per diventare re, egli aveva sposato la vedova di suo fratello, la regina Chiaro di Luna, che aveva consentito a sposarlo per timore di essere uccisa. Questa regina aveva una figliola, Allegretta, giovinetta di già alla morte del padre, e tanto bella che i re e i principi delle vicinanze desideravano condurla in sposa. Ma re senza cuore, per timore che questi re e principi aspirassero più al suo regno che alla sua figliastra, rifiutava ogni domanda di matrimonio e teneva la fanciulla sotto chiave. Aveva una grande paura di restare senza regno, quel re. Maestà, supplicava la regina, bisogna pure che Allegretta si scelga uno sposo. Alla mia morte, grugniva. Poi, per timore che la moglie e la figlia congiurassero contro di lui, fece costruire una grande torre in mezzo ad un bosco, lontano, lontano, e vi rinchiuse la mamma e la figliola. Figuratevi un po', quella torre aveva soltanto una porta di ferro di cui egli solo teneva la chiave, che di giorno portava appesa al collo come si porta la medaglia della Vergine e di notte nascondeva sotto il capezzale, e una finestrella in alto perché filtrasse nell'interno un po' di luce. Ogni giorno egli stesso recava alle due prigioniere un po' di cibo e si chiedeva se era più opportuno lasciarle vivere o farle morire. Certo avrebbe finito col fare così, se un giorno dinanzi alla torre non fosse passato un cavaliere e, incuriosito, non si fosse fermato a guardare quella strana costruzione. Dalla finestrella in alto scendeva una voce da oro e quella voce diceva: Non piangere, mammina, anche il nostro tormento finirà, perché c'è sempre un giorno in cui i malvagi vengono puniti e riconosciuti gli innocenti. Allora il cavaliere bussò alla porta di ferro. Bum, bum, bum. Chi parla lassù? Allegretta si affacciò dietro la grata e, visto quel cavaliere giovane e bello, rispose sospirando: Sono la principessa Allegretta, figlia del re senza cuore, che mi ha rinchiuso con mia madre quassù per impedirmi di scegliermi un marito. Per dindirindina! Esclamò il cavaliere. Questo re è un tiranno e io andrò da lui per costringerlo a liberarvi. Signore caro, preferiamo vivere o morire in questa torre anziché tornare con lui, sospirò la principessa. E allora? E allora, se tu puoi liberarci, liberaci e noi andremo a nasconderci nei boschi, campando alla meglio di bacche e di castagne. Il cavaliere, pensa e ripensa, sradicò un abete che sorgeva lì accanto e, appoggiatolo alla parete della torre, consigliò alla principessa e alla regina di lasciarvisi scivolare lungo il tronco ed egli stesso le aiutò a discendere. Quando si trovò poi dinanzi a quella bellezza di Allegretta, piegò il ginocchio fino a terra, si pose la mano sul cuore e, fatto un bell'inchino, le disse così: Io non sono un principe e non possiedo nessun regno, ma posso conquistarlo perché sono il cavaliere senza paura e vinco tutte le guerre e tutti i re. Se tu, principessa, ancora non hai trovato marito e mi ritieni degno di te, sono felice di sposarti e portarti con tua madre al mio castello che sorge lassù sopra quella montagna. Allegretta naturalmente rispose che era ben lieta di concedergli la sua mano. Allora, senza paura, fece salire le due donne in groppa al suo cavallo e, balzato a sua volta in arcione, spronò e via di gran carriera. Figuratevi come rimase re senza cuore quando la sera, recatosi alla torre con qualche avanzo di arrosto per sfamare le prigioniere, la trovò deserta. Ah, traditrici! Ah, traditori! Me l'hanno fatta! E me la pagheranno! Le ammazzerò, le ucciderò. Poi pensò che in fondo egli non sapeva proprio chi incolpare, perché i suoi familiari e i suoi sudditi ignoravano che egli avesse rinchiuso la moglie e la figlia nella torre, che poteva anche trattarsi di una stregoneria e che, trattandosi di streghe, era meglio per lui starsene cheto per scongiurare i castighi. Poiché castighi non ne vennero e nessuno parlò più di Allegretta e di Chiaro di Luna, egli si tranquillizzò e, convinto e lieto di essere rimasto il solo padrone del suo regno, divenne più cattivo e più tiranno che mai. Un giorno, invece, dopo molti anni dalla sparizione delle due regine, una delle sue spie venne a lui con gran mistero e, trattolo in disparte, gli disse: Maestà, vi reco notizie della regina e della principessa. Il re sobbalzò,
Come? Come? Non sono morte, non sono sparite. Né sparite né morte, maestà. Vivono in quel castello che vedete. E glielo indicò dalla finestra in vetta a quella montagna. Oi, oi, disse il re grattandosi la fronte. Sole! Col cavaliere senza paura che ha sposato la principessa. Questo cavaliere è forse un re? Non è un re, ma spera di diventarlo. Oi, boh! Non penserà di impadronirsi del mio regno. Chi lo sa, maestà? Bisognerà togliere di mezzo questo signore. Non è troppo facile, maestà. Quel guerriero è assai valoroso e il suo castello domina così bene la valle che ogni tentativo di attacco da parte nostra sarebbe facilmente sventato. Questo è male. Questo non è bene, maestà. E hanno anche un bimbo, maestà. Questo è peggio perché il figlio spererà di essere un giorno il mio successore. Questo tutti lo pensano, maestà. Il re fece un balzo e si calmò grattandosi la barba. Bene, bene, sono molto contento di quanto mi hai detto. Poi restò silenzioso 3 giorni e 3 notti, pensando a quel fanciullo che sarebbe diventato il suo successore. Il quarto giorno si scosse e, chiamato un araldo, gli disse: prendi la bandiera bianca della pace e dell'amicizia, monta a cavallo e vai al castello del cavaliere senza paura, dicendo che noi, padre di Allegretta e marito di Chiaro di Luna, dimentichiamo il passato e, lieti di aver avuto notizie delle fuggitive, vogliamo riconciliarci con la regina e con la principessa. L'araldo partì e riferì l'ambasciata agli abitanti del castello. E se ci tendesse un tranello, disse Allegretta al marito. E se fosse pentito veramente, disse la regina Chiaro di Luna. Pentito o no, rispose il cavaliere senza paura, io sono pronto a riceverlo come si merita, o a braccia aperte o a colpi di freccia, secondo il suo contegno e i suoi sentimenti. Egli fece rispondere che venisse al castello con poca scorta di uomini e senza armi. Re senza cuore, che attendeva con ansia la risposta, partì pieno di giubilo con la sola scorta di 4 paggi che recavano doni per la figliola e per il nipotino e uno scudiero che gli reggeva le briglie del cavallo. E giunse al castello con tanta contrizione che tutti pensarono si fosse davvero convertito e fosse diventato più umano. Noi siamo lieti di rivedervi, maestà, gli dissero Allegretta e il cavaliere senza paura. E tanto maggiormente lo siamo trovando in voi un affetto che si temeva di non trovare mai. Ora la nostra casa è vostra e voi potrete restare con noi a vostro piacimento. Re senza cuore ringraziò con un bell'inchino e, presosi il nipotino tra le braccia, incominciò a vezzeggiarlo con tanta tenerezza che lo si sarebbe detto il nonno più gentile e ravveduto del mondo. Allegretta e Chiaro di Luna si rallegravano della conversione del tiranno e lasciavano con gioia che il bimbo si affezionasse al nonno e il nonno al nipotino, sperando che le carezze del piccolo rendessero migliore l'indole crudele del vecchio sovrano. E il bimbo, con la confidenza propria dei bambini, si affidava a lui con trasporto, desiderando in ogni ora del giorno e della notte quel nuovo compagno che sapeva inventargli tanti giochi divertenti. Una notte, mentre tutti dormivano, il vecchio nonno andò da lui e, svegliatolo con una carezza, gli sussurrò: «Destati, destati e non parlare, ma vieni con me!» E se lo prese tra le braccia. «Dove andiamo, nonno?» chiese il bambino cingendogli il collo con le braccia. «Zitto! Si fa un nuovo gioco. Vogliamo fare una sorpresa alla mamma.» «Quale sorpresa?» «La vedrai. Ora chiudi gli occhi e non aprirli fino a quando io non te lo dirò.» Il bimbo li chiuse, sorridendo. Cammina, cammina, camminarono a lungo nella notte. L'erba frusciava sotto i passi del vecchio. «Siamo nel bosco, nonno?» «Siamo nel bosco.» «E che facciamo nel bosco?» «Giochiamo a nasconderci.» «Perché?» «Perché nessuno ci trovi.» «Mammina si inquieterà.» «Non pensarci.» Ora il vecchio camminava a stento, aggrappandosi con una mano al terreno scivoloso, e il bimbo turbato spalancò gli occhioni e gettò un grido vedendosi penzolare da una rupe sopra un terribile abisso. «Nonnino, perché cammini sulla rupe? Se ti scivolasse il piede!» Ma non poté finire la frase perché il vecchio crudele lo spinse nell'abisso e, dopo averlo visto rotolare e fermarsi nel fondo, esanime, sghignazzò e fuggì dicendo: «E ora lascia che i tuoi sognino di porti sul mio trono, piccolo usurpatore.» Il mattino dopo, un bagliore di sangue destò il cavaliere senza paura, Allegretta e tutta la gente del castello e della valle.
Pareva che il cielo e la terra fossero avvolti in un lenzuolo di porpora. Tutto il bagliore saliva dalla scarpata del monte sottostante al castello, che appariva interamente rossa. Il cavaliere senza paura e la famiglia si recarono subito a osservare lo strano miracolo e gettarono un grido di raccapriccio e di disperazione vedendo che tutta la vampa sanguigna partiva dal piccolo corpo del principino. Naturalmente capirono che il misfatto era stato commesso dal vecchio re, il quale frattanto era sparito dal castello e si era rifugiato e nascosto nel suo regno. Il cavaliere senza paura raccolte i suoi figli, scese a valle e invase il regno di lui. E poiché tutti i sudditi del re senza cuore si unirono ai suoi soldati, depose il vecchio re e lo abbandonò al furore popolare. Il popolo lo uccise ed eletto al suo posto il cavaliere senza paura, fu da questo governato sempre con saggezza e amore. La parete del burrone da cui fu precipitato il piccolo principe è rimasta rossa, infocata e perciò si chiama Croda Rossa e domina il verde paese di Cambonine presso Cortina d'Ampezzo.